Ho portato un talk che si chiamava Decentralize, Bring Back the Indie, in cui parlavo del fatto che l'informazione in questo momento, l'informazione, la condivisione di informazione, le relazioni e i contenuti sono accentrati in dei silo digitali, quali possono essere i social network, e proponevo delle alternative per appunto rimpossessarsi dei propri dati, delle proprie relazioni e della propria identità, e della possibilità di non sparire nel momento in cui un'entità centrale decide che io non esisto più, nel momento in cui mi viene cancellato il profilo o viene censurato un mio pensiero. Alla fine era questo. Il talk è stato ispirato dal progetto Indie Web Camp, che si occupa di proporre tecnologie e idee per appunto riportare il possesso dell'informazione e di tutto ciò che abbiamo detto prima nelle mani dei singoli attraverso microformati inseriti nei post in HTML che permettono di simulare sia il contenuto stesso, sia i like, i repost, i commenti. I commenti non vengono più fatti nel tuo blog, ma vengono fatti nel blog dell'autore del commento, e in qualche modo linkati al tuo post originale e mostrati sotto il post originale. L'altro talk che abbiamo portato con gli altri ragazzi della club è Non ho nulla da nascondere, in cui presentiamo i vari teorici del se non hai nulla da nascondere non hai nulla da temere e cerchiamo di smontare la loro tesi da una parte. Dall'altra parte portiamo chi prima di noi e con parole migliori l'ha già smontata, come ad esempio Assange, Falkvinge e Bruce Schneier, e commentiamo le loro idee e spieghiamo che non è vero che non hai nulla da nascondere, perché c'è sempre qualcosa da nascondere e non sei tu a decidere se quando vuoi nascondere qualcosa non hai nulla da temere.